Ciao a tutti. Due parole sullo Ius Soli, di cui devo premettere io non ne so molto, nel senso che non so quale sia la legislazione attuale, quali siano i criteri per uno straniero per ottenere la cittadinanza italiana, e non so la legge, la proposta di legge, quella che adesso mi pare sia stata messa nel cassetto per un po', non so esattamente cosa preveda, però il nome non mi piace, perché Ius Soli, per quello che queste parole si associano nella mia mente, significa riconoscere la cittadinanza a chi è nato nel nostro paese, più magari qualche altra condizione al contorno. Ecco, io credo che una legge che assegni la cittadinanza in base al luogo di nascita sia per principio sempre sbagliata, nel senso che il luogo di nascita deve essere irrilevante. Basta pensare qualche esempio per capire che non ha senso. Metti che hai una coppia di cittadini stranieri che visitano l'Italia, il figlio nasce qui, magari dopo decidono di restare, ok, questi avrebbero magari la cittadinanza dopo qualche anno, cioè il figlio. Se il figlio nasce un giorno prima, quando questi si trovano in Francia, e dopo comunque decidono di restare in Italia per lo stesso periodo di tempo, allora quel figlio non avrebbe la cittadinanza. Secondo me non ha nessun senso. La cittadinanza dovrebbe darsi in base a altri criteri, che immagino tipicamente sia la cittadinanza dei genitori, oppure quanti anni uno sta in Italia. Allora, se vogliamo abbassare il numero di anni, abbassare il criterio, renderlo più facile, dire che bastano 5 anni, ci può stare, ma il paese di nascita secondo me deve essere del tutto irrilevante. E questo era quanto volevo dirvi. Adesso non so cosa succederà a questa legge, non ho una mia opinione. Secondo me è giusto che dopo un po' di anni, se una persona accoglie i nostri valori, abbia la cittadinanza italiana. Di contro, mi ricordo che avevo visto in qualche trasmissione di La 7, penso, che facevano delle interviste a degli italiani, figli di immigrati di religione musulmana, e questi giovani italiani dicevano che non è giusto che le donne vestano in minigonne. Se si vestono in minigonne, beh, un po' sì, è una provocazione, quindi se la cercano, ecco. Ecco, questi, secondo me, a questi bisognerebbe togliere la cittadinanza più che altro, perché questi non sono assolutamente i nostri valori. Detto questo, vi saluto prima di attraversare la strada, altrimenti mi vesto. Ciao ciao!